davanti all'Olimpico per festeggiare il 18° scudetto della Juventus e la sicurezza della permanenza in Serie A della Roma. I due eventi si sono puntualmente verificati con somma soddisfazione del pubblico, sia quello di parte giallorossa che quello bianconero, e c'erano tanti tifosi juventini venuti da tutta Italia con ogni mezzo. L'importanza della partita era tale che gli aspetti tecnici, il gioco, i moduli, le tattiche passano in secondo piano. Scarsi gli episodi al secondo, sul lancio di Boni, impreciso controllo di Gentile ne approfitta Casaroli ma il suo diagonale va fuori. Al sesto esita Musiello che non aggancia e serve dietro Chinellato il cui tiro va fuori senza problemi per Dino Zoff. Poi Benetti, che ha provato talvolta il tiro, serve Furino che scambia bene con Bettega, ma anche il tiro del capitano juventino esce fuori dei pali. Eccolo. Un lancio di Bartolomei crea una mischia nell'area della Juventus. Chinellato arriva male e non conclude. L'azione prosegue confusamente, ma neanche Menichini riesce a risolverla. Causio calibra bene una punizione per Bettega che si alza a tempo e colpisce di testa mandando a lato. Al 38° lo stesso Bettega segna dopo una lunga azione personale cominciata a metà campo e conclusa appena entrato in area con un tiro rasoterra centrale. La partita si vivacizza. In apertura di ripresa De Sisti tocca una punizione di Bartolomei, Zoff para. Tardelli serve poi Cucureddu che ha un bel dribbling e poi scarica un forte tiro ma anche questa volta fuori. Al 10° il pareggio, azione di Casaroli. Impaccio della difesa juventina ferma, ne approfitta di Bartolomei che tira forte e angolato e segna. È l'1-1 che sta bene a tutti. Poi più niente fino alla fine con l'immancabile fuga negli spogliatoi e l'invasione di campo per festeggiare uno scudetto, una salvezza e chissà che altro ancora. ...45 minuti. Un grandissimo gol. Un bel gol, sì. In velocità, quello che dicono che non sia una grande mia qualità, no? 5 scudetti in 7 campionati. In otto. Il primo siamo arrivati quarti, 2 volte secondi e 4 e 99. Orgoglio? Beh, anche doti tecniche, ma soprattutto carattere. Grazie. De Sisti, allora? Allora, stiamo perdendo, purtroppo si prospetta molto triste la cosa. Ma com'è? Ma cosa succede? Niente, stiamo cercando di mettercela tutta, ma la Juventus mi sembra che sia sistemata bene. Speriamo di agguantare. A un punto ve lo potrebbe dare, in fondo sono già campioni. Ma mi sembra che qui non regala niente a nessuno, dobbiamo prendercelo se lo vogliamo. Auguri. Grazie. Poi insegna, un altro scudetto con un'altra mano. Sta calmo, non è ancora finito. Girati. Morini, tu quanti scudetti con la Juve? 4 e se va bene oggi 5. Grazie. Ancora. Cosa è successo? Niente, è un vecchio dolore che un tacchetto mi tocca sotto una terminazione, un osso che mi tocca una terminazione nervosa e mi fa molto male. Mi era passato, adesso con l'arrivo dei campi di nuovo un po' secchi, finalmente. Emozione, ma insomma, lo scudetto pare, bello. Insomma, mancano è sempre bello 7 minuti. È il coronamento di un anno di sacrifici. Eppur, se questo sarà il quinto, è sempre più bello. Bettega, una domanda maliziosa si impone in questo momento. Per anni, quando vincevate, vi dicevano la Juve ha le protezioni, le cose. Non ve l'hanno più detto tanto quest'anno, perché hanno riconosciuto la vostra forza. Perché gli arbitri evidentemente non hanno dato adito a questo o perché è maturato la politica e il pubblico italiano? Ma penso che sia un po' di tutte le cose, meno che l'arbitro ha dato meno adito a questo, perché nell'arco degli anni, di uno stesso anno, i possibili errori a vantaggio e svantaggio si bilanciano.
A volte purtroppo si vedono questi errori con una deformazione, però penso che con gli anni appunto la gente abbia capito che siete più siamo, no, che siamo anche bravi, ecco, forse ci sono squadre forti, forse noi abbiamo qualche cosa in più che quello a cui ci rifacevamo prima. Sì. Allora siete. Non siete ancora così vaccinati al successo per non emozionare? Ma porta sempre una grossa emozione, eh? Vincere un campionato. Quanti ne hai vinti nella tua carriera fra calciatore e dirigente, presidente? Sì, questo è il decimo, 5 da calciatore e 5. Quante ne vuoi ancora vincere? Ma non so, vediamo, cerchiamo di partecipare sempre. Cerchiamo di partecipare sempre, insomma. Boniverti, qual è il segreto della Juventus? Tu sei uno che sorride quando ti fanno questa domanda, ma guarda, leggendoti dentro, cosa pensi? No, direi che è la serietà di questi ragazzi, insomma, che portano avanti un discorso serio, un discorso sportivo e professionalmente molto, molto valido, insomma, quindi dà fiducia per il futuro. Ecco. E poi cosa ci mettete in tutto questo? Ecco, tu per esempio sei un presidente, sì, che non dà mai interviste, non viene mai in televisione, difficilmente ricevi i giornalisti, sì, pensi che il tuo compito è questo, stare nascosto? Sì, penso che il compito di un responsabile sia quello di aiutare in tutte le maniere la squadra, ma quello di stare dietro le quinte, di non mettersi mai in mostra e di aiutare il più possibile. Ecco. C'è qualche tuo collega che non la pensa così, che vorrebbe stare in vetrina prima dei giocatori? Ma sa, ognuno ha il proprio carattere, però fare il presidente di società, guardi, io li capisco benissimo, è molto difficile, è molto oneroso, e poi il presidente di società ha pochissime soddisfazioni, hanno solo i crucci, ecco, della società. Cosa è cambiato nella Juventus rispetto a quando tu vincevi gli scudetti come calciatore? Cioè, cosa c'è adesso di più o di meno di allora? Ma direi niente, perché la Juventus ha sempre portato avanti un discorso di stile, di serietà, e quindi direi è una continuità, ecco. A proposito di stile, quest'anno no, non vi hanno più accusato di essere protetti, per la prima volta forse. Cos'è? È maturato la critica, è maturato il pubblico o si sono resi conti che forse eravate più forti? No, direi che li lasciamo dire cosa vuole. Noi certi discorsi non li accettiamo, insomma, però non si possono neanche controbattere e quindi facciamo la nostra strada, ecco. Sei commosso prima? Sì, insomma, guardi, vincere i campionati è interessante, però ripeterli è molto difficile, insomma. L'anno prossimo ce l'ha fatta ancora. Ma io l'ho detto prima di scendere in campo con la Roma ai ragazzi, ecco, che bisognerebbe vincere il terzo consecutivo, che non è mai successo, insomma, dopo la guerra, ecco. Però Doni, ovviamente lei è un pochino, cioè fa pratica di umiltà, però lei in 2 anni ha vinto 2 scudetti, ha vinto la Coppa UEFA e per un pelo arriva in finale nella Coppa dei Campioni. Questa continuità assoluta di rendimento è dovuta probabilmente a metodi nuovi portati da lei che magari prima non erano stati instaurati nella Juventus. Ma io onestamente non mi reputo né un mago né un. Io cerco di fare il mio mestiere, la mia professione nella forma più, per me più precisa, non so per gli altri come considerano il mio operato. E credo di invogliare i ragazzi, di incentivare i ragazzi sotto questo aspetto continuamente, perché solo attraverso questo stimolo ci sono nuovi obiettivi, ci sono nuovi orizzonti. E come si fa a dargli nuovi incentivi, cioè a non farli adagiare sugli allori? Di che cosa si parla? Si parla di tante cose che possono essere superflue e si parla anche di cose che forse sicuramente recepiscono, considerato il risultato che abbiamo fatto, hanno recepito certi valori certi loro doveri, più che diritti, perché diritti ne hanno molti, però certi loro doveri che devono continuamente espletare, no? E mi sembra che lo. Questa è una domanda maliziosa. Si fa più leva sul loro professionismo o su certi concetti retorici del vecchio sport, dovete vincere per la bandiera? Cosa ha ancora più valore? No, io credo che i valori oggi patriottistici sono già superati, no? Però valgono quelli professionali? Ma io credo che quelli professionali e quelli umani, no? Sui quali i ragazzi rispondono in pieno.